Ritorno al gol e anche ritorno alla vittoria per il Cerignola, domenica perfetta. Eh sì, dai, sono contentissimo, ci voleva questa grande vittoria, ce lo meritiamo. Dopo le prestazioni che abbiamo fatto in quest'ultimo mese e mezzo, sono contento ed è merito di questa squadra, di questo gruppo, che è un gruppo fantastico. Record di marcature in C per te è il miglior d'Andrea in carriera? Lo dicono i gol che ho fatto, quindi diciamo di sì, dai, sì. Senti, quanto serviva, diciamo, tornare alla vittoria anche attraverso la prestazione? Perché oggi avete praticamente dominato quasi dall'inizio alla fine. Sì, abbiamo fatto il nostro gioco come l'abbiamo fatto a Catania, a Potenza, un po' meno forse a Picerno, però noi ovunque andiamo cerchiamo di imporre il nostro gioco e oggi è venuto bene, abbiamo fatto un 3-0 netto e dove abbiamo dominato tutto il tempo la partita. Bella anche la standing ovation del pubblico alla tua uscita e bella anche la carica che vi ha dato la tifoseria poi al fischio finale. Sì, i nostri tifosi sono il 12° uomo in campo, noi lo sappiamo e quando loro ci sono vicini noi cerchiamo sempre in campo di dare il massimo e cercare di farli gioire con grandi vittorie come abbiamo fatto oggi. C'è il derby domenica prossima a Foggia, partita importante già di per sé, ma decisiva in chiave playoff. Vi aspettavate, leggendo il calendario inizio stagione, che potesse arrivare questa rivincita, questa chance di rivincita in questo modo? È forse il destino che ci porta a giocare di nuovo in quello stadio, quindi speriamo di fare una grande partita e vediamo quello che viene. Infine ti chiedo, c'è una dedica particolare per questa doppietta? Sì, la dedico a tre ragazzi del gruppo, della squadra, Capomaggio, Ruggero e Trezza, due che si sono operati e uno per problemi familiari non c'è qua con noi.